Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds. Allora ragazzi, in primis devo dirvi una cosa: questo video che state vedendo ha perso l'audio. Quindi sì, vedete, guardate, sto scendendo le scale, sto scendendo, ma in realtà sto facendo tutto mentre, cioè in post, perché il video non mi ha registrato l'audio. Quindi sì, bella roba. Vabbè, comunque, come potete vedere, avevo deciso di andare in caverna. Mi sono svuotato l'inventario e non so che dirvi, perché non, questa è la prima volta che faccio un post commentario, cioè proprio di tutto il video, cioè proprio tutto. Adesso guardate, sto rompendo il blocco, prendo il ferro, ci vi elenco quello che sto vedendo io, bellissimo, c'è la lava, aiuto! E ringrazio come sempre il grandissimo microfono che, come dire, sono sempre impellenti queste cose, mentre meno te lo aspetti, devi perdere l'audio, cioè è normale, non normalissimo, non c'è di normalissimo. Comunque, parlando di cose serie, allora ho cominciato a prendere questa... come si chiama? La pietra? Cioè, vabbè, che ora vedrete, perché per craftarmi una fornace, in modo tale che, siccome c'era la lava e avevo paura di morire, diciamo che ho provato a craftarmi un secchio. Quindi qui sono andato a ricerca appunto di carbone per cuocere, poi mi mancava l'ultimo pezzo di ferro. E ragazzi, sinceramente, credetemi, non è facile fare il post commentario, cioè vi giuro davvero, non è... Sono più portato per parlare in live, perché credetemi, a meno che non è un discorso, e personalmente vi chiedo scusa, non mi sono portato a nessun discorso. Anzi, una cosa di cui vi voglio parlare, mentre appunto c'è qui, vedete, Beppo che fa le cose, una cosa di cui vi voglio parlare appunto questa. Ogni sera, sappiate che ogni sera... variabile l'orario, ok? Perché dipende appunto quello che facciamo. Tipo ad esempio ieri sera siamo andati a pescare, come ogni sera, alla fine ogni giorno andiamo a pescare noi. Che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a pesca, siamo tornati a casa verso le... Che cazzo di ore erano? Tipo verso le luna di notte, ragazzi, luna e mezza di notte. Quindi alla fine sono andato in live su Periscope verso le 2. Quindi ragazzi, appunto, una cosa che volevo proprio dirvi è questa: sappiate che ogni sera almeno un 10-20 minuti di live, sappiate che li facciamo, semplicemente stiamo su Periscope, io e appunto per il momento siamo all'incirca una ventina-trentina, ci mettiamo lì e parliamo una ventina di minuti, cioè. Quindi se volete passare qualche sera, cioè quello che appunto vi consiglio è aggiungermi su Periscope. Quindi mi trovate semplicemente, adesso scaricatevi sul cellulare Periscope, vi mettete Pepo 3393 o Giuseppe Di Michele, boh, non lo so, perché comunque va collegato all'account Twitter, cose strane, cose boh, dal vostro cellulare ovviamente, dall'App Store scrivete, scaricatevi Periscope. E raga, semplicemente ogni sera, credetemi, è comodo da cellulare, cioè proprio è comodissimo. Nel frattempo, come potete vedere, mi sono fatto il secchio, o meglio, no, ho messo il ferro a cuocere. E qui stavo parlando di cose, ma non mi ricordo che cosa, quindi sì, alla fine sì, bravissimo Pepo. E vabbè, comunque nulla, tornando a Periscope, quello, sapete che ogni sera, orario variabile, e qui si è bloccato Minecraft, bravo Minecraft, e appunto sono in live, semplicemente. Semplicissimo. Ah, qui mi serviva l'acqua, ragazzi. Guardate qua le tattiche di Pepo per prendere l'acqua. Dai, Pepo, Pepo! Ah! 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 Presa. Ok, perfetto. Un parto. Qui noto lo smeraldo e dico: guardate, ragazzi, c'è lo smeraldo. E adesso col piccone con fortuna 1000, quasi quasi proverei a spaccarlo. Guardate quanti smeraldi prendo. Guardate, lo spacco è 1. Ecco qui, come vedete, diciamo la visuale che impazzisce, perché porca troia, sempre uno, cioè, mi sa che il piccone con fortuna non funziona sullo smeraldo, poi che cazzo ne so, gli scheletri che mi attaccano e io con li smadonno, li insulto, li picchio, li meno, li uccido. E questo, cioè, quindi sì, salve, sono Peppo, ho messo il gioco in pausa. Comunque vabbè, poi ho preso col secchio l'acqua, ho deciso di chiudere tutta la lava, perché appunto ho deciso di andare appunto in caverna per trovare i diamanti, e ovviamente, cioè, li devo cercare, e quale posto migliore se non vicino alla lava.
Comunque, tornando al discorso di prima, è più o meno oramai una settimana, no, più di una settimana, forse un mese. No, scusatemi la ruttite. Che ogni giorno andiamo a pescare, no? Ragazzi, credetemi, ieri, ovvero giorno 22 luglio, ok? Perché oggi ne abbiamo 23. Credetemi, Luca, ovvero Luke, perché magari molti non sanno che Luke si chiama Luca, perché è Luke, sa come si chiama Luke di nome? Gianfranco. Ha pescato un pesce enorme. Abbiamo registrato il video, vi farò vedere solo la parte della lotta, credetemi, pochissimi secondi, poi il video completo lo vedrete non so quando, ragazzi, perché sta facendo un montaggio di tutte le varie pescate. No, questo mi spacca le braccia. No, vai, vai, dagli un po' di pressione, fallo andare un po', fallo stancare e poi recupero. Lo vedrete non so quando sul suo canale. E credetemi, ragazzi, c'è quello che sta venendo fuori quel video, mamma mia, spettacolare, ragazzi. Ha preso uno dei pesci. Ah, qui il creeper, me lo ricordo. Qua ho sentito il psh, ho cominciato a correre in avanti, incurante del pericolo, pur di non farmelo scoppiare addosso. E comunque è proprio quello, cioè il pesce che ha pescato Luca, ragazzi, mamma mia, guarda, non vi spoilerò nulla, poi lo vedrete nel video. Vi dico soltanto che è uno dei pesci più grossi che abbia mai visto dal vivo, cioè era un qualcosa di enorme, cioè proprio enorme. Vabbè, tornando al video, signori e signori, come vedete siamo ad altezza 11 e comincio a scavare a caso perché mi ero rotto il cazzo, ho detto dove sono i diamanti, ci sono, però siccome ho paura della lava ora prendo ovviamente il secchio e chiudo, perché voi oramai lo sapete che io e la lava ci vogliamo un gran bene, ma davvero io e la lava, mamma mia. Le cose che facciamo io e la lava la notte, guarda, cose caldissime, vi dico soltanto, mamma mia, cose hot, ma hot, proprio hotissime. E vabbè, poi vabbè, carbone, minerali che trovo sempre, va benissimo così, e alla ricerca delle cose, Pepon va avanti, 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 fino a quando avanti. Lì noto, non so se avete visto, è così, ho notato la miniera abbandonata, però siccome sono stronzo non ho capito perché non ci sono andato in quel momento, sai di che cazzo stavo parlando? E ho preferito salire in questo buco, ho trovato il lapislazzuli. Qui stavo... Perché sto guardando lo schermo? Ah, perché avevo prurito, sì! Mi stavo... Ragazzi, mi prudeva, mi sembra, la spalla sinistra. E ovviamente, per grattarsi la spalla sinistra, devi usare la mano destra. Io, essendo destro, ovviamente, tengo il mouse con la mano destra. E quindi... Ah, guardate con due blocchi quanto... Guardate. Con due blocchi mi ha dato 52 lapislazzoli. Comunque, niente, appunto, mi stavo grattando, quindi c'era la visuale ferma e lo scheletro che mi sparava addosso. Vabbè. Madonna, uno stack è 18, ragazzi, con 4 blocchi di lapislazzoli. Porca troia, questo non è fortuna 4, questa è fortuna milione con lapislazzoli. Peccato che non è così anche col diamante, ma vabbè. E nulla, continuiamo l'esplorazione. Troviamo altri scheletri, normalissimo. Siccome c'ho la spada tipo della Madoska, se notate, non salto neanche per fare il critico. Cioè, alla fine tre spadate sono morti, quindi c'è... Cioè, bravo Peppo, cioè ara lì a bestia. Qui vabbè, un blocco di lapislazzuli. Ho notato l'oro, quindi lo prendo anche. Ovviamente lo scheletro rompe il cazzo, come sempre, come in ogni cazzo di volta. Tu stai facendo una cosa, quello deve impellentemente romperti le palle. Guardate quanto oro che ho trovato, ragazzi. Cioè, tanto per dirvelo, tanto per... Cioè, visto? Porca troia, quanto cazzo di oro. Non so che cosa lo userò, però magari se dovrò craftare, che ne so, orologi o cose strane, comunque l'oro ce lo abbiamo e magari, non lo so, lo useremo nei prossimi episodi per fare cose. Se sentite anche voi, qui mi è insospettito tantissimo il rumore di uno slime. Ovviamente spaccato mi esce uno zombie, non si capisce perché. E guardate dove vado a finire, nella miniera abbandonata. Quella che c'era proprio sopra, che abbiamo visto prima, ragazzi. Quella dove non ci sono andato, però per caso ci sono finito. Comincio a raccogliere qua tutti i materiali tipo carbone, che il carbone serve sempre, anche se ne abbiamo tipo non so quanto. Guardate qua, ci siamo proprio sopra il punto dove eravamo inizialmente, cioè quando eravamo giù e l'abbiamo guardato. Semplicemente qua sentivo il rumore dello slime e lo volevo cercare. Cioè, si sente lo slime.
E mi dava fastidio il fatto che appunto lo sentivo, volevo vedere dove cazzo era spawnato. E guardate, scavando, guardate dove sono andato a finire. Sono andato a finire tipo su un'altra caverna, un altro buco che non si sa bene dove. Qui scavando in alto, mi sembra, esatto, noto quel buco e sono finito tipo in un'altra caverna, che è un'altra, ma è enorme, cioè guardate qua. Però alla fine qui non c'è un cazzo, cioè c'è soltanto un pochettino di ferro che ovviamente raccoglierò e un pochettino di carbone. Poi lì c'è la luce, quindi ho detto, ah vabbè, siamo troppo in alto per fare delle cose utili. A me serve il diamante, quindi prendo queste quattro cose e poi torno giù. E continuando l'esplorazione trovo appunto un'altra, come dire, un'altra insenatura appunto della miniera abbandonata. Qua vado avanti per raccogliere quest'oro, perché comunque l'oro può sempre servire. Ed ecco qua, altra miniera abbandonata. Scendo giù, prendo tutto il resto dell'oro che avevo visto. E sì, essenzialmente, ragazzi, è davvero difficile fare un commento, cioè un post commentary. Perché non so se voi ci avete mai provato, boh, però cazzarola, cioè è complicato, perché il video lo sto guardando insieme a voi mentre appunto lo sto editando, cioè sto facendo il parlato sopra, perché sennò vi viene un video muto dove io faccio robe a Minecraft, picchio ragni, uccido scheletri, cioè effettivamente non sarebbe la stessa cosa. E comunque seguire un, comunque non lo so, un filologico, un discorso, non è facile. Noto che comunque molto, cioè prima, cioè almeno un 3-4 anni fa su YouTube andavano moltissimo i post. Cioè, ma moltissimo. Tipo ad esempio i post si facevano molto spesso tipo sui deathmatch di Call of Duty. O ad esempio su Minecraft personalmente non ne ho mai visti tanti post commentary. Cioè poi vi parlo di uno che gioca a Minecraft e poi cioè, questa è una nuova storia del poi. Ah, qua trovo una cesta, ragazzi, guardate. Libro con protezione 4 e protezione 4. Due libri. Poi vabbè, un zombie villager che è morto come tonno muzzo di merda. Raga, che culo, questo episodio non è per niente andato male, ho cercato il diamante, fino ad adesso non l'ho trovato, ma porca troia, ci abbiamo recuperato due libri con protezione 4, qui mi appaiono due creeper, un ragno mi avvelena, mi spavento tantissimo perché avevo paura di morire, e come vedete ho deciso di chiudere l'episodio. Mangio, ammazzo l'ultimo ragno che mi ammazza, due cuori, un cuore e mezzo, il cane va via, mi chiudo, rimango con un cuore, e decido di chiudere l'episodio. Quindi ragazzi, abbiamo trovato due libri con protezione 4. Se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video, commentate, condividete, ad un prossimo video e ciao ciao. Ah, PS, scusatemi per il post commentario di merda, quella prima volta che lo faccio, scusate, addirittura è rimasto il post, cioè è finito il video e c'è il post. Vabbè, vi ricordo con questo schermo nero qui sotto in descrizione tutti i vari link per trovarmi. Link alla pagina Facebook, link per il mio canale Twitch dove vado in live non so quando. E nulla, vi voglio bene e ciao ciao di nuovo.